Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Steam World Dig 2. Bene, andiamo pure all'orge a vedere un po' che succede. Cosa ti frena? Forza! È strano, il tubo che porta all'orge non funziona. Strano, molto strano, forse l'apertura è bloccata. Dobbiamo solo scavare un altro po' per tornare laggiù. Ok, quindi io non posso tornare all'Osi, che l'Osi è esattamente qua. Quindi dobbiamo partire da qua. Sì, è l'unica. Va bene, andiamo pure. Vediamo un po' cosa ci attende e perché soprattutto non possiamo accedere. Oh, adesso possiamo accedere. Scusate, ma questa è una cosa bellissima. Oh, tanti bei soldini. Allora, andiamo giù con molta calma ed eminenza. Adesso possiamo anche recuperare energia. È una cosa bellissima dall'acqua. Vediamo un po', dobbiamo andare ancora più giù. Perfettico. Ah, ho dato proprio il punto più sbagliato che potessi dare, insomma sì. Vabbè, abbiamo pazienza, dai, insomma sono fatto così. Di qua. Andiamo di qua, di qua. Guardate che io questo lo voglio abbassare. Ok, grazie. Scendo a postalo. Andiamo giù. Opla. Oh, la miserica. E di qua dovremmo poter andare a accedere al posto, al luogo. Fatemi vedere. No, non è questo. Ho fatto una cacata. Ah, era quella porta sotto, scusate. Io riesco a fare sempre cacate, ci riesco sempre bene a quanto pare. Accidenti a me. Vai. Perfetto. Ottimo. Dammi esperienza che mi serve. Che più livelliamo meglio è. Eccoci qua. Eccoci qua. Ed eccoci qua. E adesso dovremmo esserci. Vediamo un po' cosa ci dicono. Oh, l'entrata è bloccata. Già, pensi che sia a causa dei terremoti? Dobbiamo trovare un altro modo per entrare e parlare con Rosie. Ci sono un sacco di tubature nei dintorni. Forse possiamo entrare attraverso gli scarichi. Ah, che bello. Ho la strana sensazione che troveremo l'altro capo di questo di queste tubature nella giungla sotterranea. Ah. Oh. E come cazzo ci vado lì? Ok. Affronta Rosie. Trovo un altro modo. Ok. Devo capire cos'è che mi è sfuggito, perché a meno che con le nuove abilità che abbiamo non possiamo effettivamente entrare. Allora, fatemi vedere la mappa. Dice che più o meno è qua. A meno che non si passi da qua, che cosa probabile, o da là. Ok, da là. Se noi adesso andiamo giù, su, più o meno. Proviamo ad andare giù. Ho capito, ci ho messo un po', però ho capito. Andiamo pure. Facciamo prima a scendere giù che salire su. Per forza di gravità, diciamo, insomma, sì. Ho fatto tutti i shortcut apposta per poter scendere, che è una bellezza. Oh, salve, signor Picciono. Scusi, sa, niente di personale, ma lei mi dà parecchi soldi. Io vorrei approfittarne un attimo. Ecco qua. Sì, sì, venga, 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 signor Uccello. E mi dà anche 100 di esperienza, quindi insomma, sì. Oh, salve. Mi rigenero un attimo, perfetto. Andiamo giù, siamo arrivati. Siamo quasi arrivati, insomma, sì, voilà, peppa, sì. E adesso, di qua, di là, di su, di giù, di destra, di sinistra, e siamo, voilà, siamo arrivati. E quindi sì, io direi di qua, perché dovrebbe, credo essere due passi, guardiamoci. Provo a scendere giù qua e vedere che cazzo succede. Grazie. Vediamo un po', che magari c'è un'entrata più facile da prendere. Aiaia, insomma sì. Ok, fatto prima. E vediamo effettivamente. Qui c'è tanta zona che non abbiamo esplorato. Olla Peppa Sardella. E vai, vieni qua, grazie. Io andrei un attimo giù, grazie. Vediamo se c'è qualcos'altro. Sì che c'è. Ok, perfetto. Mi piace tanto questo modo di intraprendere. Olla. Olla. Vediamo cos'altro c'è. C'è, evidentemente sì. Di sopra. Perfetto. Andiamo un attimo di sotto, perché c'è anche di sotto. Ah, adesso io mi diverto la faccia qua. Cioè, ma sì, che bella cosa, ragazzi. Che bella cosa. Guardate lì. Ok, preso. Vediamo un po' ancora. Vai che ci divertiamo la faccia qua. E io però vorrei, visto che c'è la possibilità,
di guardare cosa c'è più in basso. Scusate, però se c'è qualcosa, se ci fosse qualcosa, la vorrei vedere, no? Cosa dite? Non c'è niente. Sembrerebbe, e non è detto veramente, perché qui c'è tanto ancora da fare. Aspettate, ci guardo, perché insomma non ci dormirei la notte, che è tutto fatto. Questa è andata, rigeneriamoci. Troppo bello, ragazzi, troppo bello. Ok, vai, vai, su, su, grande. Mettiamo, rigenerato. E vai. Ah, questa abilità è una cosa sconvolgente. Allora, qui non è che c'è qualcos'altro, no, c'è un caso. Ok, andiamo pure. Abbiamo trovato come entrare. Perfetto, grande così. Sono contento. E siamo già arrivati, ma non abbiamo fatto presto. Allora, qui non c'è niente, vero? No, sembrerebbe di no. Qui sì, però non so come arrivarci. Per il momento, fatemi vedere. Ok, perfetto, grande. Così è naso. Oscia boia. Però bella questa cosa, mi piace. Ok, quindi se domanda, stupida magari, se facessi così. Chiedo, non ne sono sicuro, però se fosse sarebbe bello. Ah no, non lo fa. Ok, no, per sapere, dai, sopra, sì. Ok. Ok, mi rigenero. Si risale, si riva. Sono contento. Ma si può anche far così. Allora, non lo so, però magari. Ah, peccato. È un vero peccato. Allora, facciamo così. Vai. Mi sei piaciuto. Per andare sopra non ci posso andare ancora. Facciamo così, dai. Allora, qui si può andare, è ovvio. Vediamo se posso cavarmela, perché c'era qualcosa qua che volevo prendere. Mi sono dimenticato. Ah, qua, esatto, ok. Benissimo, grande così. Vai. Almeno abbiamo preso, dai, insomma, sì. Per la volta facciamo tutto, no? C'è qualcos'altro? Questa qua. Ah! Scusate. Perché non so come fare. Ci deve essere un metodo. Che mi sfugge. Ci deve essere un metodo che mi sfugge. Perché non posso fare niente. Guarda, ok. Scoprirò. Che vi devo dire? Per adesso non so cosa fare. E quindi vado avanti. Dite voi, voilà. C'ero quasi, ero quasi convinto che avrebbe funzionato. Ok, perfetto, grande così, grande così. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ma dai, c'era davvero qualcosa. Questa cosa è veramente interessante. A chi l'avrebbe mai detto, insomma, sì. Allora, vediamo se qui c'è qualcosa. Oh, ma allora, insomma, sì. E quindi? Così? Chiedo, che non lo so, ovviamente. E vai, grande così, sono contentissimo. E il più è fatto. Il problema è che questo qui, non so, ma rinuncerò, cosa vi devo dire, non so come fare. E quindi andiamo avanti. Opla. Oh, parla. Scusate. Ho ancora quella brutta sensazione che c'è qualcosa che non va decisamente. Rosy ha molte spiegazioni da darci, non appena torniamo a Rosy. Avrei dovuto essere più sospettoso fin dall'inizio. Se tu fossi stata più sospettosa, a quest'ora sarei ancora da solo in quel tempio. Ora usciamo da qui e vediamo cosa sta succedendo. In effetti è vero. Sono d'accordo pienamente, Però vedete che qui c'è tanto, tanto, tanto. E qui non c'è modo... Almeno non credo ci sia un modo per farcela. Ok. Ci deve essere qualcosa che mi è sfuggito. Cosa non lo so. Però ci deve essere assolutamente, perché qui non c'è modo. Cioè, a meno che non faccia una cacata tipo quella qui, e qui ci può stare. Però...
Mi sembra tanto, tanto astrusa come cosa. Però la fai, non ce l'ho fatta. Era un po' astrusa, però ce l'ho fatta. Bene, qui non c'è più niente. Qui non c'è più niente. Allora, questa l'abbiamo risolta. E questa qua invece no. Allora, qui tanto mi rigenero un attimo, ci penso. Quindi ci vediamo fra poco. E niente, per il momento non ce l'ho fatta, però ho intenzione di mettere un'abilità che potrebbe essere fare a caso nostro. Adesso andiamo avanti e poi appena posso entrare al banco di lavoro ci entro e vediamo un pochino come fare, perché è una cosa che mi interessa parecchio, eh. Ok, siamo passati. Vediamo cosa ci dice. Dove sono tutti quanti? Tutto ciò che mi sta mettendo paura. Dobbiamo trovare Rosy e scoprire cosa ha in mente. Ok, questo è tutto chiaro, eh. Adesso fatemi vedere se c'è anche qualcosa da... Oh, salve. Questa mi è piaciuta parecchio, devo ammetterlo. Oh, salve, lei mi piace molto, sa. Perfetto, allora andiamo a vedere che succede. Mi sta tremando tutto il joypad, quindi insomma sì. Vediamo un pochino cosa fare. Sì. Oh, è di nuovo libero. Perfetto. Adesso io vado un attimo a casa, poi ci ritorno qua, perché devo mettere quel potenziamento che avevo detto e mi interessa farlo. Intanto andiamo qua perché abbiamo un sacco di risorse e quindi sì. Madonna, quanti ne avevamo. Perfetto. Mi hai dato parecchio. Siamo a 2000, eh. Però volevo andare qua per usare questi qua ingranaggi, perché nella lanterna ho visto che mi permette di vedere i muri che possono essere, insomma, così capiamo se dobbiamo fare qualcosa. Poi scusate, qua lo zaino più grande per il momento non mi interessa, questo più potente non mi interessa, mi sa che abbiamo finito. Ah, 1005 o 2000, ce la faccio, però lo zaino più grande ci serve veramente? Può darsi di sì, perché vi sbloccherà qualcosa. Vediamo un po' cosa ci ha sbloccato. Questo. Ottieni 30% di denaro in più quando vendi le risorse. Perfetto. Ok, allora adesso cosa facciamo? Che io ho un po' di soldi. Andrei da lui che mi vende le risorse, così le compro un attimo. Usalo. Perfetto. E quindi mi sembra un'ottima cosa. Allora, è stato un piacere fare, grazie al cazzo. Quanto vuoi dopo per il prossimo? Sei esoso, eh? Che ne vuoi mille? Sei un po' stronzo. Non ti domani nessuno, te lo dico io, non ti preoccupare. Allora, abbiamo un altro ingranaggio che poi useremo. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare giù, semplice, no? Da dire, da fare. E ritorniamo là, però vorrei tornare indietro. Allora, Rosy, la Bush, lì, dove cazzo è? E qua. Però volevo tornare un attimo indietro. Ok, ci siamo, andiamo pure da Rosy la Bush lì, vediamo un po' che cazzo ci dice. Più o meno ci sarà qualcosa da fare, no? Oh, qua ci siamo già andati, sì, non ci interessa. Andiamo di sotto, l'ho visto, che dobbiamo andare di sotto, solo che volevo vedere se c'era qualcos'altro. Questa cosa non mi sembra promettere bene. Quando è aperta? Dobbiamo entrare, eh sì, dobbiamo farlo, Fenn. Ok, vediamo cosa sta combinando quella grossa grappista. Accidenti a lei. Io non so se sto coso funzioni, perché non mi sembra che si illumini niente. Ok. Sto pensando, eh. Sento rumori strani. Oddio, cosa ho preso? Ok. Che strano. Cose strane, non riesco a capire cosa siano. Ok, qui si può andare di sotto, però non mi sembra il caso di andare di sotto. Vediamo un po'. Oh, interessante. Rusty? Oh cazzo. Dot. Oh, ma chi c'è? Non saresti dovuto tornare qui? Cosa stai facendo? Lascia andare Rosy. Lascia andare Rosy. Hai idea di quanti grappisti sono stati feriti cercando di catturarlo? È un mostro. Ora è solo una batteria per il mio esoscheletro e finalmente sono abbastanza forte per cacciare via la tua specie. Tu mi hai mentito.
ti è osata, sei solo una pedina e poi avevi bisogno che qualcuno neutralizzasse quelle fastidiose macchine. Lei le ha costruite per assorbire tutto il potere della mia distilleria di fusione, ma ora è finita. Wow. Questo reattore mi darà ciò che mi serve per controllare la mia gente, una fornitura infinita di succo speciale. Non avremo alcuna ragione per andarsene, resteranno al sicuro e mi porteranno il rispetto che mi è dovuto. Ah, è questo che intendevi quando dicevi che i grappisti sono dei pazzi pericolosi? I terremoti, il reattore è una tecnologia di Vectron, instabile. No, tu sei instabile, finalmente ho il controllo. Sei pazza. Basta così. E che cazzo, Rola. Quindi come faccio a fare questa cosa? Oh, cazzo, ma qui c'è tanta roba. Oh, quasi l'impressione che io devo ritornare, di portare indietro questo coso, vero? Questa brutta impressione. Tac, ecco, avevo capito che qualcosa del genere. Perfetto, spacca il culo come un canarino. Wow, adesso sì che è instabile. Cosa dite voi? Salve, lei non è che gentilmente, oh salve, ma io ho questo qui che spacco il culo. C'è boia, mi sono fatto prendere dal panico. Ok, lei è molto bello, sa? E così io prendo questo e siamo tutti a posto. Non è che c'è un po' d'acqua per me, insomma. Così siamo tutti a posto, salve. Lei è molto bello, sa? Ok, io prenderei anche questo da che ci sono. Ok, lei ha rotto un po' i coglioni, sa? Non è che si potrebbe in qualche modo, insomma. E questo? Non posso, a meno che non faccia così. Neanche. Sono nella merda. Se non capisco come batterlo, è un bel problema. Ok. In qualche modo. Ecco, vai. Porca vacca, l'ho mancato alla grande. Vieni qua, vieni. Bravo. Così. Vai. Perfetto. E allora basta solo aspettare. Facile. Pensavo chissà cosa, insomma, sì. Ok, cioè, vai, aspetti un attimo, vai, insomma, lei non si fa così, deve capire certe cose, insomma, sì. Allora, io posso far così, e quindi non me ne frega un cazzo. Ok, adesso aspettiamo, prima o poi smetterà. Cioè, vai, le palle di cannone, ma sono forti quelle, fanno tanto male anche. Oh, ma mi sta spaccando il culo. Aspetti un attimo, signor Cosoli, insomma. Ok. Lei non è che magari gentilmente smettesse di rompere i coglioni. Così è, mi sto per. Oh, ma c'è la. Oh, porca vacola. Eccoci qua, porca vacola. Aspetta un attimo, va. Ok, siamo a posto. Ma. Scusi un attimo, mi servirebbe il coso della cosa del coso. Oh, porca vacca. Non è che io questo lo posso in qualche modo. No, proprio un cazzo. No, che c'è l'uccello qui del malaugurio. Oppa là, oppa là. Ciao. Ci dite te. Vai. Oh, salve. Caschio. Come cazzo. Così mi tocca fare. Aspetti, sa. Opla, si è fatto male. L'aiuto io, si preoccupi. Gli do io una mano a spaccarsi il culo. Si preoccupi, signore. Insomma, boia. Che razza di salto che ho fatto. Io sono pieno di vita, nel senso che sono quell'utente, no? Porca vacca, questo mi spacca il culo. E salve, lei è molto bello, sa? Vuole venire qua? No, non c'è pensieri proprio, insomma. No, magari dopo, grazie. Ok, ho preso quello senza volerlo. Opla. Ah, ma con queste abilità è una volata, insomma, sì. Ok. No, no, aspetta un attimo, va. Che mi sei astruso. Ok. Ecco, voglio, insomma, mi hai spaccato il culo, mia. Aspetta un attimo, va. Sarebbe ora che io me ne andassi un attimo di qua. Ok, oh, c'è boia. Ma cazzo, mi sta spaccando veramente, eh. Porca vacca. Non me l'aspettavo. Adesso però te lo aspetto io qua. Tac, tac. Mamma mia, stavo per morire. Ok. E adesso spero che mi dia un po' di energia, perché sono messo proprio male, eh. Ok. Vediamo se riesco a trovarla con la vita. Che c'è vita, c'è speranza. Insomma, sì. Vai, perfetto. C'è boy. Insomma, boy. Mi sta spaccando il culo, eh. Ok, andiamo pure. Aspetta che c'è vita. C'è speranza. C'è boy, che palle però, eh. Eccoci qua.
e ne ho preso un po' di vita. Ok, no, no, aspetta un attimo, va. Io la prendo la vita, visto che c'è. Ok, ne ho preso abbastanza. No, non è mai abbastanza. Ma porca vacca! E non mi vedo! Porca miseria! Questa non ci voleva proprio. Non mi vedevo. Aspetta. Qua. Oh, cazzo. Qui non ci arrivo da lei, purtroppo. Devo fare in modo che ci arrivi. Qua. No, neanche qua. Qua. Forse qua ci siamo. Speriamo. Qua non dovrebbe darmi fastidio. Vai, spara. Oh, ci vuoi. Ah, cazzo, ho perso l'occasione, quindi. Ok. Aspetta un attimo. Devo mettermi in fila bene, insomma, sì. Ok. Benissimo. Dai, non è difficile, bisogna solo trovare il punto giusto. Purtroppo il punto... ce ne fa salire. Il punto giusto non è facile da trovare. Ok. Ok, cazzarola. Ok, qui sono più o meno a cap. Andiamo, vai. Sorpresa. Adesso però ti prendo io. Vai. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Beh, non è stato difficile, dai, solo palloso. Ok. Rusty. Il reattore sta per esplodere. I terremoti distruggeranno tutto. Devi andartene di qui. Al diavolo, non ce ne andiamo, non ci andremo insieme. Ecco. Cazzo. Ehi, questa cosa sta andando fuori controllo. Andiamo, via di qui, da ora. Ci vorrei dire proprio così. Il ragazzo di Sherman. Dobbiamo tornare subito in città. Cazzo, così ci mettiamo tutta la vita però, eh. Speriamo che sia la tradizione giusta, insomma, sì. Che fatica, che fatica. Mamma mia. Cazzo, io sto facendo più veloce che posso. Non posso neanche saltare. Ok. Ah, cos'è? Forza, Fan, dobbiamo sbrigarci. Non riusciremo mai a tornare in città così. Ma possiamo portare fuori voi due in tempo. Oh, cazzo. No, non ti lascerò qui. Non potrai fuggire insieme a noi così. Non c'è tempo di discutere. Non c'è altra soluzione. Entriamo qui, voi due. State qui, voi due. Ora. Vabbè. Tornerò per te. Lo so. Vai ora. Che tristezza. Arrivederci, Dot. Mamma mia, incredibile. Wow, che figata. Ah, è finito. Accidenti, non me lo ricordavo così. Il gioco è stato bellissimo. Sono stato contento di averlo riportato. Cancellerò i vecchi salvataggi. Metterò quelli nuovi, che sono questi. Quindi, ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, se vi è piaciuta. Fammi sapere cosa ne pensate. E poi, adesso, vi do un saluto. Ciao, ciao.